youtuberani, gamer e amici videogiocatori, benvenuti sul mio canale. Ed eccoci qua ragazzi con una nuova puntata di Watch Dogs. Pure questa ragazzi è una puntata veramente spettacolare. Se vi ricordate, ieri ci siamo fermati a quasi fine missione di... come si chiama? Non mi ricordo. Vabbè, non importa, comunque sia, riprenderò da quel punto e poi farò una nuova missione. Come vedete già anche dal titolo, farò una nuova missione. Detto questo ragazzi, vi auguro buona visione. Vi auguro, non so se si dice così. Comunque buona visione e buon divertimento. Direi che le presentazioni sono fatte. Ascoltami bene. Io ti avverto. Il tuo essere qui attira l'attenzione su di me. Ho alcune informazioni. Bene, buon per te. Il problema è che non so decriptarle. Così sono venuto alla fonte. Merda! Allora sì che hai attirato l'attenzione. Siamo stati attenti. Siamo? Dammi una buona ragione. Perché quella non ci farà certo diventare amiconi. Qualcuno voleva uccidermi. Ma ha ucciso i miei nipoti. Quello che c'è in quei file mi condurrà ai colpevoli. Scoprirò tutto con o senza di te. Ma con te sarebbe molto più facile. Allora facciamo un patto. Secondo te resto in questo buco per il paesaggio? Da quando quei bastardi mi hanno silurato sto cercando un modo per rientrare. Mi serve solo qualcuno che inietti uno spyware nella loro rete. Se fosse così facile l'avresti già fatto. Anche se fosse stato difficile l'avrei fatto da un pezzo. Ma per me è impossibile avvicinarmi al perimetro senza far scattare tutti gli allarmi. Hanno il mio profilo biometrico e le mie otturazioni allertano immediatamente la sicurezza. Posso aiutarti. Ma dopo... vieni con me a Chicago. Ah, davvero? Seguimi. Chi vive sperando, atto 3. Bel posto. Te ne intendi proprio di... arte. Quella è una trappola esplosiva. Se non sai riconoscerle, non sei abbastanza paranoico, amico. Ne ho diverse perché, vedi, se mi hai trovato tu, presto mi troverà anche qualcun altro. Diamoci dentro. Senti, non ho molto tempo a disposizione. Prima riusciamo a togliere di mezzo questo... Mi sa che non hai capito proprio un bel niente, amico. Chicago è gestita da un software creato per cercare gente. So bene come pensa il CTOS, perché sono il suo cazzo di paparino. E tiene ancora la mia foto nel portafogli. Quindi, se non cancelli i miei dati biometrici dal sistema, io non ti servo proprio a niente. E per quanto riguarda la mia arte, se combini un casino... devo prepararmi alle conseguenze, ok? Ecco, ti faccio vedere. Pronto? Attento! Ah, però. Oh là là! Tremava tutto! Oh, oh, mi ha dato un brivido! Dai, prova! Ehi, niente male, vero? Ehi, se ti salta un braccio, te ne scolpisco uno nuovo. La tua fiducia è incoraggiante. Oh, scusami, sono qui per tirarti sul morale? Dai, dai, dai.
Credo proprio che tu abbia frainteso il nostro rapporto. Sei un'opportunità. Tu mi aiuti e io ti aiuto. Sei tu che non hai capito. Ti ho trovato ubriaco al Jazz Bar che brindavi al tuo glorioso passato. Non sono un'opportunità. Sono la tua sola chance. Sai che c'è? Mi sa che mi piaci. Ma non siamo amici. Prima di tutto mi serve dell'hardware della Bloom. È un po' che sono fuori dal giro. Devo capire come funzionano gli scanner. Vuoi che entri nella Bloom? Non ancora. Qualcun altro ha già rubato l'hardware. Delle talpe. È roba che vale sul mercato nero. Comunque li ho trovati. Diciamo che sono dei grandi fan del secondo emendamento. Ti presto un fucile. Ti potrà servire. Fai un salto alla pompa di benzina per me? Le bande di Pawn mi hanno sequestrato tutto. Mi serve che vai a riprendermi il camion. Ed eccoci qua, ragazzi, che siamo ripartiti con il nostro Aiden Pierce. Ah, dove ci ritroviamo? Ah, sembra qui nella tenuta di Ray. Ah, dobbiamo andare a recuperare un furgone. Allora, qua abbiamo una bella motocicletta a disposizione. Non vedo la strada. Eccola. Ehi, quanta gente. Me la stai facendo sudare, tipo. Devo avvicinarmi. Ok. Ok, vediamo di non fare tanto casino, ragazzi, qui, eh. Esplosione, raggiungi. Ragazzi, facciamo molta attenzione. Ui. Non avevo detto di fare attenzione. Ma quanti sono? No, cazzo, mi hanno visto. Qui non può passare. Ok. Neanche io. Sotto tiro. Ok. Attenti, granata Alba dalla lista. Tempo scaduto. C'è un altro cecchino in giro. Sei lì da qualche parte. Sei morto. Mi stanno sparando. Colpito. Sei
Dov'è l'altro cecchino? Che cazzo? Porca muoversi! Non mi fregate. Devo solo capire dove è l'altro cecchino. Attacco! Mi serve aiuto! Ci serve aiuto qua! Io non lo vedo l'altro cecchino, raga. Eccolo. Cazzo, ma sono tutti morti. Sono contatto radio. Dove sono questi tizi? Mandiamo qualcuno, voglio sapere che diavolo succede. Tranquilli, siamo qui. Cacchio, stanno arrivando altri. Ok ragazzi, dopo aver fatto fuori un po' di nemici, posso prendere il furgone di T-Bone. Non c'era un furgone più lento. Scherzi? L'hai già preso? Sì, l'ho preso, ma mi inseguono. Oh, cazzo. E adesso che facciamo? Non direi mica sul serio. Non mi aspettavo che prendessi davvero il furgone. Allora, vabbè, sì, finite di chiacchierare, però dopo. Se vuoi il furgone, vedi di impegnarti un po' di più. Sì, sì, ok. Portali vicino a una delle mie sculture. Gli facciamo fare un giro del museo. Comunque sia, non mi sta a seguire nessuno, però va bene. Comunque mi rimangio tutto, mi stanno seguendo. Colpitelo! Andategli addosso, forza! Attirali dietro la mia scultura, è pronta a saltare. Mi fai paura. Andategli addosso! E a piedi, è la nostra chance. Dove cacchio sta la tua scultura? Nulla di personale, lo sai, vero? Cazzo, è impossibile! Questa roba dovrebbe avere una protezione di sicurezza! Non so che sei lì! Sei capito? Attacco il bersaglio! Ma che... Oh, cazzo! Parata! Mi ha bloccato!
bloccato! Riparo! Ho capito, me la devo cavare da solo, va. Granate in arrivo. Cazzo, è impossibile. Questa roba dovrebbe avere una protezione. Ok, fatto. Missione completata, già raga. La polizia sta ancora cercando Michelle Strauss, 20 anni. Anche se ormai si teme che sia morta. Strauss è l'ennesima prostituta scomparsa. Due ragazze sono già state trovate uccise con ferite orrende. Data la brutalità del crimine, la stampa ha ribattezzato il colpevole Mano di Sangue. Le autorità chiedono ai cittadini di collaborare a... Madonna, questo tizio immerge le mani nel sangue e poi crea le sue opere d'arte. Fottuto animale, deve sperare che non lo prenda. Il bunker sta facendo rumore. Che tipo di rumore? È online, alcuni se ne sono accorti. Sono solo dei ragazzini, niente di pericoloso, te li tengo alla larga. Ci hanno sondati un paio di volte. Sondati? Ce n'è uno che mi preoccupa. Si chiama Default ed è molto bravo. Lo sorveglio. Avvisami se diventa un problema. Raga, che dirvi? Allora, ho portato il furgone. Oh, cavolo! Il piano potrebbe funzionare. Bene, ora ti servirà l'autorizzazione per entrare nel quartier generale della Bloom. Hai mai inseguito un elicottero? Eh no, non è una domanda retorica. No, sono stato inseguito. Si può sapere che c'entra? Ho un presentimento. Ci sentiamo presto. Ok, andiamo alla missione successiva. A sto punto, ragazzi, una fossa di paranoia. Bella. Una fossa di paranoia. Ok, dove la missione? Eccola, una fossa di paranoia. Autorizzazione per il quartier generale Bloom. Ovunque mi volti trovo la Bloom. La gente ha roba grossa in balle, non solo il CTOS. Spero che Tibon sappia il fatto suo. Ok, sono in posizione. Allora, che dicevi degli elicotteri? Ancora un attimo. Vai, non perderlo! Non perderlo, sembra facile. No. Cacchio ragazzi, non so passare la moda, no? Eccola. No, dai, campo di roulotte. Ma non ha proprio senso. Un attimo, invece sì, cazzo. La sicurezza della Bloom è gestita dalla milizia di Poe. E molti di loro vivono in quella fossa di paranoici. Uno di quelli è il capo della sicurezza. Con accesso totale. Non vedo l'ora. Te li ricordi quelli che proteggevano il furgone? Stessa banda. La milizia di Poe è fatta di sbandati, survivalisti, antigovernativi e i miei preferiti. Quindi gente con cui non si scherza. Prima sparano e poi fanno domande.
Quindi uno di voi è il nuovo capo della sicurezza. Quello ha del potenziale. Chi altri? Avanti, dammi qualche opzione. Ok ragazzi, qua non ho capito bene cosa devo fare. Quindi neutralizza. Non è solo un club delle armi. Controllano metà del parco. È normale a Bone? Niente è normale a Bone. Quando la Bloom ha iniziato a pompare soldi in questo posto, sono iniziate le stranezze. Bene. Mannaggia la marina. Ti pareva? Ok. Ciao. Alla faccia vostra. Alla faccia vostra. Eccoci, mi serve aiuto? Merda, sta scappando.
Fatelo fuori. Dai che ce la posso fare. Dai che ce la posso fare. Buttatelo fuori strada, forza. La la. Addosso. Non devo fare errori, raga. E andiamo addosso. Cacciarola. Dove cacchio è finito? Colpitelo. Cazzarola, ragazzi. Sono il numero uno. Non riuscirai a sfuggirmi. Dovete perderlo. Dove cazzo stai? Ce n'è rimasto uno, dai raga. Fatelo fuori. Alla faccia tua. Missione completata. Abbiamo accesso al quartier generale della Blu. Cazzo. Scusa se ho dubitato. Dubitavi di me? Sono realista. Senti, sto creando un piccolo virus per cancellarmi dai loro sistemi. Sono troppo forte. Poi entro nella Blu con la mia autorizzazione e il tuo codice. Com'è la sicurezza? Ah,
Sì, bravo. Diciamo che è intensa. Beh, allora la ridurremo di numero. Stai tracciando le consegne? Certamente. Mandami i percorsi e facciamo casino. Ok ragazzi, dopo questa lunga battaglia, è arrivata l'ora di salutarci. Però prima, come al solito, il solito riposino. Bene, anche per oggi è finita ragazzi, anche se il video dura un pochetto lungo. Quello che voglio dirvi è di andare a dare un'occhiata anche ai canali youtuber dei miei amici, che troverete il link qui sotto nelle descrizioni, e troverete anche delle pagine da seguire in cui io collaboro. Detto questo ragazzi, vi ricordo di lasciarmi un bel like qualora il video vi fosse piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Vi saluto qui ragazzi, buon proseguimento di giornata e alla prossima.